Benvenuti anche oggi sul canale di Rosa Parlato. Oggi vi faccio vedere come realizzare questa borsa veramente stupenda. Io l'ho realizzata con una lana degradé, la lana Lolita. Allora, un particolare che vi voglio dire per questa lavorazione, come potete vedere, io inizio la borsa con il colore più scuro, man mano il colore si sfuma e diventa chiaro. Poi vedete, man mano chiaro e ritorna sulla tonalità scura. Per fare questo, io ho lavorato in questa maniera qui. Ho iniziato con la parte più scura del gomitolo di lana. Terminato il mio gomitolo di lana, ho preso il secondo gomitolo e ho iniziato dalla parte chiara. Quindi prendo, vedete, il cappietto dal centro e dal secondo gomitolo in poi vado a lavorare in modo che, vedete, io inizio di nuovo dalla parte chiara fino ad arrivare poi di nuovo alla parte più scura. Quindi avrò l'inizio da un lato e dall'altro sempre uguale con questa gradazione, vedete, con questa sfumatura veramente stupenda che va a continuare. Quindi questo è il mio consiglio se dovete lavorare con questi degradé. Quindi sono delle cake, vedete, sfumate che partono dalla tinta scura fino ad arrivare a quella più chiara. Per questa borsa io ho usato la rete, non uso mai la rete, chi mi segue lo sa bene, ho voluto cambiare. Quindi il corpo della borsa, il pannello, è stato lavorato con la rete e dopo ovviamente ho coperto con una fodera di cotone. I laterali invece li ho lavorati, vedete, a parte ovviamente, quindi pannello e due laterali e poi li ho induriti con del feltro. E poi ho aggiunto, vedete, le tre chiusure. La cosa particolare di questa borsa è il manico. Vedete, andiamo a realizzare un manico, quindi un'apertura in questa maniera qui. In seguito ho poi aggiunto, vedete, anche questi per realizzare poi un'altra colla che andrò a realizzare semplice con delle maglie basse, insomma, niente di complicato. Detto questo, io vi ricordo sempre di iscrivervi al canale per chi non l'avesse fatto e di iscriversi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato, così potete farmi vedere le vostre creazioni. Oggi realizziamo insieme una borsa con questo bellissimo sfumato Lolita di filati 3 sfere. Come potete vedere, questo sfumato parte da una colorazione, vedete, bordeaux verso l'estremità, fino ad arrivare al centro con il colore chiaro. Per questa borsa ci occorreranno circa 350 grammi di filato, quindi due gomitoli e un altro po' di un terzo gomitolo. Che cosa faccio io affinché la sfumatura venga continua? Inizio la lavorazione con la parte più scura, quindi questa esterna, fino ovviamente a terminare il gomitolo. Quando inizierò il secondo gomitolo, lavorerò dal centro, quindi dalla parte chiara, perché finirò con la parte chiara e inizierò con la parte chiara del gomitolo. In questa maniera si vedrà la bellissima sfumatura man mano che va a schiarire il colore e poi dalla schiaritura dall'altro lato ritorna di nuovo dello scuro come quella iniziale. Detto questo, passiamo al tutorial. Io ho messo su 50 catenelle. Per questa lavorazione dovete mettere su un multiplo di 5 più 4 più una catenella per girare. Nel mio caso metto 50 catenelle che saranno 49 maglie basse. Adesso vedete, semplicemente inizio la prima riga entrando in ogni maglia bassa e realizzando una semplice riga tutte maglie basse. Quindi la prima lavorazione sarà una riga completa di maglie basse e alla fine del lavoro avremo un totale di 49 maglie basse. Adesso vedete, una volta che ho completato la prima riga, vado ad isolare 11 maglie basse centrali. Quindi che cosa faccio? Conto 19 maglie a sinistra e metto un marcapunti e conto 19 maglie, vedete, a destra e metto un marcapunti. E qui al centro dobbiamo avere 11 maglie. Queste maglie, anche quando lavoriamo il punto bubble, saranno lavorate sempre a maglia bassa. Quindi giriamo il nostro lavoro con una catenella e iniziamo la lavorazione del punto bubble. Io lavorerò 4 maglie basse, quindi 1, 2, 3 e 4 e inizierò la lavorazione del punto bubble. Quindi filo sull'uncinetto, entro nella quinta maglia bassa e scarico, vedete, lavoro 4 maglie basse. Mezze maglie alte lavorate a metà
o 4 mezze maglie alte, come preferite chiamarle, quindi 2, 3 e 4. Chiudo le mie maglie e da capo, vedete, inizio la sequenza con 4 maglie basse, quindi 1, 2, 3 e 4. E da capo, vedete, dopo la quarta, nella quinta lavoro un punto bobble. Carico 4 volte le mie maglie. Ovviamente in base al filato decidete quante volte dovete caricare le vostre maglie nel punto bobble. Chiudo e di nuovo da capo 4 maglie basse. E 4 e da capo vedete il nostro punto bubble chiudiamo tutto insieme e terminiamo vedete con le 4 maglie basse la nostra sequenza quindi sarà una sequenza di punto bubble su 19 maglie basse e terminiamo, vedete, con le nostre 4 maglie basse. Quindi iniziamo con le 4 maglie basse e terminiamo con le maglie basse. Io qui rimetto semplicemente il mio marcapunti perché dopo, altrimenti dovete contare. Se non volete rimettere il marcapunti, basterà semplicemente contare. Io lo metto così voi seguite il tutorial meglio. Adesso vedete, io tutte maglie basse qui al centro e qui lavorerò solo maglie basse perché questa è l'apertura del manico. Quindi lavoro le maglie basse fino ad arrivare al marcapunti. Quando arrivo al marcapunti, vedete, io ho lavorato le mie 11 maglie basse centrali. Qui devo iniziare da capo la sequenza della lavorazione. Quindi devo lavorare di nuovo 4 maglie basse e un punto nocciolina o un punto bubble. E io praticamente rimetto, vedete, il marcapunti. Quindi ho lavorato la prima, lavoro la seconda, lavoro la terza, lavoro la quarta e nella quinta lavoro il mio punto nocciolina. Chiudo tutto insieme e da capo rifaccio la sequenza. E da capo, nella quinta, il mio punto nocciolina. E 1, 2, 3 4 e lavoriamo l'ultimo punto nocciolino della nostra riga. E terminiamo con i nostri 4 punti. 1. Quindi iniziamo la lavorazione sempre con 4 maglie basse e la terminiamo sempre con le 4 maglie basse. Adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro e vedete, dobbiamo fare una riga completa di maglie basse. Quindi nella prima maglia bassa, una riga completa di maglie basse, sia sui punti nocciolina che sulle maglie basse.
Attenzione a non saltare questo punto, vedete che è più stretto. Quindi avete sempre 4 maglie basse e poi un punto, vedete, noccioline, sul punto nocciolina lavoriamo le maglie basse. Quindi andate a proseguire lavorando le maglie basse anche dove avete i marcapunti, quindi una riga completa di maglie basse. Una volta vedete che ho terminato la mia riga di maglie basse, avremo le 3 noccioline da un lato, al centro lo spazio per il manico e altre 3, vedete, da quest'altro lato. Adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro e di nuovo iniziamo la sequenza di riga di punti bubble. Quindi lavoreremo su questi 19, la sequenza dei 3 punti bubble, al centro solo maglie basse e di nuovo vedete i punti bubble. Quindi iniziamo così la nostra sequenza, sempre con 4 maglie basse, quindi 1, 2, 3 e 4. E nel quinto lavoro il mio punto bubble. Chiudo tutto insieme. Vedete il punto bubble corrispondente sotto abbiamo e di nuovo 4 maglie basse. Ripeto, un punto bubble, 4 maglie basse, punto bubble e di nuovo le nostre 4 maglie basse. Lavorate le 4 maglie basse, di nuovo maglie basse fino al marcapunti, lo rimettete, da capo 4 maglie basse, un punto bubble, 4 maglie basse, punto bubble, fino ad arrivare alla fine della riga. Una volta vedete che io ho completato la sequenza, abbiamo di nuovo, vedete, le noccioline una sull'altra, il centro del manico tutte maglie basse e di qui vedete a specchio la stessa situazione. Adesso semplicemente noi ci troviamo in questa maniera qui, una catenella, giriamo il lavoro e adesso andiamo a completare con una riga di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare a fine riga. Adesso vedete io mi trovo in questa maniera qui, ok? Ora, noi dobbiamo lavorare iniziando a creare praticamente questo spazio, il foro per il manico. Quindi che cosa farò adesso? Adesso ho completato le maglie basse, dovrò lavorare la riga di bubble. Ma lavoreremo la riga di bubble fino al marcapunti, gireremo il lavoro e torneremo indietro e lavoreremo per un tot di righe, circa 5 righe da un lato e poi 5 righe dall'altro lato. Quindi io mi trovo così, vedete? Quindi l'utilizzo del marcapunti è comodo, una catenella, giro il lavoro e adesso semplicemente inizio la sequenza di 4 maglie basse e un punto bubble fino ad arrivare al marcapunti. Quindi vedete 4 maglie basse, il mio punto bubble. E di nuovo, vedete, ripeterò le 4 maglie basse. Un punto bubble, 4 maglie basse, un punto bubble e 4 maglie basse. Quando arrivo, vedete, nell'ultima maglia bassa da lavorare, tolgo ovviamente il mio marcapunti. A questo punto è ovvio che non mi serve più questo marcapunti. Una catenella e giro, vedete, il lavoro. Quindi lavoreremo sempre adesso per un totale di 5 righe solo su 19 maglie basse da questo lato. Quindi adesso semplicemente una maglia bassa in ogni punto, fino ad arrivare a fine riga. Ho completato, vedete, le mie maglie basse, già vedete si inizia a vedere l'apertura qui. Adesso una catenella, giriamo il nostro lavoro e di nuovo 4 maglie basse, un punto bubble, 4 maglie basse, un punto bubble, fino ad arrivare a fine riga. A questo punto di nuovo vedete una catenella, ho terminato la mia riga e un giro di maglie basse completo. Adesso vedete di nuovo una catenella, giriamo il nostro lavoro e di nuovo lavoriamo la sequenza di 4 maglie basse, un punto nocciolina, 4 maglie basse, un punto nocciolina fino ad arrivare a fine riga. Una volta vedete che ho terminato, il lavoro si presenterà così. Quindi da questo lato terminiamo con la riga di punti bubble. Tagliamo il nostro filo e semplicemente vedete io faccio un nodino di sicurezza e poi andiamo semplicemente a nascondere il filo all'interno della lavorazione in questa maniera qui. Avremo un'apertura di 4 cm di altezza per 9 cm di larghezza.
Adesso vedete, dal lato opposto dobbiamo fare la stessissima lavorazione, quindi 5 righe di lavorazione. Qui abbiamo, vedete, le maglie basse, quindi ovviamente dobbiamo iniziare con il punto nocciolina. Questo significa che io inizio, vedete, al rovescio. Quindi tolgo il marcapunti, mi aggancio. Mi aggancio prima con una catenella e poi lavoro una maglia bassa all'interno. Il filo, vedete che sta verso l'esterno, semplicemente lo tiriamo verso l'interno così che poi lo nascondiamo. Adesso lavoro sempre la sequenza di 4 maglie basse, quindi 2, 3 e 4. E da capo, punto nocciolina. 4 maglie basse, punto nocciolina, 4 maglie basse, punto nocciolina. Alternerò al giro seguente maglie basse, di nuovo 4 maglie basse, punto nocciolina, fino ad arrivare a un totale di 5 righe come dall'altro lato. Se abbiamo lavorato, vedete, correttamente, alla fine avremo questa lavorazione. Adesso vedete, dobbiamo iniziare la sesta riga di questa lavorazione e ci troviamo in questa maniera qui. Io lavoro una catenella, giro il lavoro e lavorerò maglie basse per tutte le 19 maglie basse. Lavoreremo 11 catenelle e di nuovo 19 maglie basse. Io adesso vado a lavorare prima le 19 maglie basse su ogni punto. Completate, vedete, le prime 19 maglie basse. Io adesso lavoro 11 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 catenelle. Lavorate, vedete le 11 catenelle. Andiamo ad agganciarci direttamente dove abbiamo le maglie basse da quest'altro lato. Quindi io mi aggancio, vedete, sulla prima maglia bassa e lavoro una maglia bassa, avendo questo risultato. E adesso proseguiamo e lavoriamo le restanti maglie basse. Una volta vedete che io ho completato il mio giro di maglie basse, adesso giriamo il lavoro e lavoreremo sempre la sequenza di punti bubble, solo ed esclusivamente dove abbiamo i punti bubble. Sulla catenella lavoreremo solo maglie basse. Quindi giriamo, vedete, sempre il lavoro con una catenella e lavoriamo la nostra sequenza di punti bubble per i primi 19 punti. Quando arriviamo, vedete, sulla catenella, semplicemente vedete su ogni punto, quindi dobbiamo avere alla fine della lavorazione 11 maglie basse al posto della nostra catenella. Quindi in ogni punto, vedete, lavoriamo semplicemente una maglia bassa fino ad arrivare alla fine e poi ripetiamo di nuovo la sequenza dei punti bubble. Terminata, vedete, la lavorazione, questo sarà il nostro risultato. Adesso semplicemente una catenella, giriamo il nostro lavoro e andiamo a completare un giro di maglie basse su tutto, vedete, su tutta la riga, ok? Sia sul punto nocciolina che sulla nostra, ma che sul nostro manico. Adesso vedete, una volta che noi abbiamo realizzato la lavorazione, quindi lo spazio, vedete, per l'impugnatura del manico, dobbiamo andare a proseguire il pannello sempre alla stessa maniera, fino ad arrivare a una lunghezza totale di 91 righe. Io poi vi dirò sia le righe che i centimetri. Quindi lavoreremo il nostro punto bubble anche al centro. Quindi adesso vedete, io vi faccio vedere una riga, una catenella, giriamo il nostro lavoro. E adesso semplicemente lavoreremo la sequenza di 4 maglie basse, un punto nocciolina anche sul manico. Quindi 4 maglie basse, un punto bubble, 4 maglie basse, un punto bubble, 4 maglie basse, un punto bubble e da capo 4 maglie basse, un punto bubble, 4 maglie basse, un punto bubble fino ad arrivare alla fine. Quindi copriremo l'intera lunghezza della nostra borsa. Una volta vedete che abbiamo completato la prima riga, vedrete che le noccioline, vedete, sono anche pari 3 proprio sotto al nostro manico. Ok? Adesso come dovete proseguire? Adesso semplicemente, vedete, dopo la riga di punti bubble, realizziamo la nostra catenella e lavoriamo ovviamente una riga di maglie basse. Di nuovo una riga di punti bubble alternando 4 maglie basse e un punto bubble e poi di nuovo una riga di maglie basse. Quindi andate a proseguire per tutta la lavorazione fino ad arrivare ovviamente a un tot di centimetri. Io adesso vado a proseguire e poi vi faccio vedere il pannello completo. Ho proseguito per un totale di 91 righe, quindi totale sia punto
punto basso che punto bubble. Con il risultato di un pannello alto 66 cm e largo 40 cm. A questo punto giro il lavoro, termino con la riga di maglie basse, le mie 91 righe, e inizio la sequenza su 19 maglie basse. Quindi lavorerò 4 maglie basse, 1 punto bubble, vedete, corrispondente sempre a quello sottostante. Chiudo la lavorazione e di nuovo poi lavoro la sequenza di 4 maglie basse e 1 punto bubble. E 4 maglie basse e di nuovo punto bubble. Due, tre e quattro maglie basse e di nuovo vedete punto bubble corrispondente al punto sottostante. Chiudo tutto insieme, vedete, ho lavorato 3 punti bubble, adesso termino con le 4 maglie basse. 1, 2, 3 e 4 maglie basse. Così ho terminato una catenella e giro il mio lavoro. Vedete? Quindi ho iniziato praticamente a realizzare lo spazio per il foro. E di nuovo adesso lavoro una maglia bassa in ogni punto. Quindi maglia bassa sulle maglie basse, dovete avere sempre 19 maglie basse, quindi contatele, ok? Quindi su ogni punto andiamo a proseguire, maglia bassa su ogni maglia bassa, fino ad arrivare ovviamente al termine della riga. Arrivati, vedete, alla fine, di nuovo una catenella, rigiriamo il nostro lavoro e adesso dobbiamo iniziare da capo la sequenza col punto nocciolino, quindi di nuovo 4 maglie basse. E un punto nocciolina, vedete, corrispondente a quello sottostante. Chiudiamo e di nuovo ripetiamo sempre 4 maglie basse, un punto nocciolina, 4 maglie basse, un punto nocciolina, fino ad arrivare ovviamente dove, vedete, terminiamo la nostra riga. E di nuovo una catenella, rigiriamo il lavoro e adesso lavoriamo una riga di maglie basse, quindi una maglia bassa su ogni punto, avendo sempre un totale di 19 maglie basse su tutta la nostra riga. Una catenella, giriamo di nuovo il nostro lavoro. E adesso ripetiamo la riga dei punti bubble, quindi di nuovo 4 maglie basse, e nella quinta lavoriamo un punto bubble. E di nuovo 4 maglie basse e ripetiamo per tutta la riga. Terminate le 5 righe, facciamo, vedete, un nodino di sicurezza e chiudiamo bene bene il filo. Avremo 5 righe per 4 cm di altezza.
Adesso contiamo i 19 punti, vedete, e iniziamo a lavorare dalla parte centrale. Lascio quindi 11 maglie basse centrali e 19 contando da sinistra e inizio, vedete, sul 19esimo a lavorare una catenella e una maglia bassa. Il filo di inizio, vedete, lo tiriamo sul davanti e adesso iniziamo la sequenza dei punti bubble. 4 maglie basse e un punto bubble, vedete, come quello sottostante. E di nuovo ripetiamo questa sequenza per tutta la riga, quindi chiudiamo tutto insieme e di nuovo 4 maglie basse fino ad arrivare ovviamente alla fine della riga. Adesso di nuovo una catenella, rifacciamo la riga di maglie basse e ripetiamo la sequenza per un totale di 5 righe. Terminato, vedete, il nostro lavoro, questo è il risultato. Iniziamo, vedete, adesso la sesta riga per quanto riguarda il manico, quindi una catenella e lavorerò delle maglie basse in ogni punto fino ad arrivare alla fine della riga prima del foro. A questo punto lavoriamo 11 catenelle che saranno le 11 catenelle corrispondenti alle 11 maglie basse che abbiamo lasciato nella parte centrale. Fatto questo, ci assicuriamo, vedete, di mettere la nostra catenella in maniera dritta e sulla prima maglia bassa lavoriamo una maglia bassa, vedete, in questa maniera qui. E adesso per tutta la riga ovviamente maglie basse, una maglia bassa in ogni maglia bassa fino a fine riga. A questo punto, vedete, con le 11 catenelle abbiamo realizzato quello che è il nostro foro centrale. Adesso di nuovo una catenella e lavoreremo sulle prime 19 maglie basse la sequenza di punti bubble, quindi 4 maglie basse e un punto bubble ovviamente corrispondente. Ok, quindi per tutta la prima riga di 19 maglie basse noi lavoreremo la sequenza di punti bubble fino ad arrivare dove abbiamo la catenella. Quindi andate a proseguire per tutta la riga. Arrivati, vedete, dove abbiamo le nostre catenelle, su ogni catenella lavoriamo una maglia bassa, quindi sulle catenelle solo maglie basse fino ad arrivare dove abbiamo le maglie basse. Arrivate, vedete, dove abbiamo le maglie basse, iniziamo da capo la sequenza, quindi 4 maglie basse e di nuovo il nostro punto nocciolina o punto bubble, come preferite chiamarlo. E di nuovo iniziamo la sequenza fino ad arrivare a fine riga. Avremo questo risultato. Adesso di nuovo una catenella e non dobbiamo fare altro che andare a realizzare una riga completa di maglie basse. Quindi completiamo un totale di 49 maglie basse per tutta la riga. Adesso iniziamo da capo la nostra riga di punti bubble isolando gli 11 punti centrali. Vedete, le 11 maglie basse centrali del manico dovranno essere lavorate sempre a maglia bassa. Quindi inizio la sequenza con 4 maglie basse e un punto bubble, termino con un punto bubble e 4 maglie basse e poi 11 maglie basse centrali. Ho lavorato quindi, vedete, la prima sequenza di punti bubble avendo i 3 punti in verticale sul lato destro. Adesso lavoro le 11 maglie basse, vedete, del manico. Quindi noi centralmente tra un punto bubble e l'altro avremo sempre 19 maglie basse totali. Adesso, vedete, ho completato le 11 maglie basse totali e inizio di nuovo la sequenza. 4 maglie basse, un punto bubble. Adesso una catenella, giro sempre il mio lavoro e completo con una riga di maglie basse.
Terminata la riga, di nuovo una catenella e vado a terminare l'ultima riga di maglie basse, quindi un'altra riga completa a maglia bassa fino ad arrivare a fine riga. Una volta vedete che il nostro pannello è terminato, io avrò un totale di 102 righe alternate tra maglie basse e punto bubble. Adesso vedete, per irrigidire il pannello, io vado a tagliare un pezzo di rete corrispondente alla misura del pannello, in modo che possa fissarlo con la maglia bassa tutto intorno. A questo punto, vedete, io ho posizionato la rete sul retro. Così, vedete, in questa maniera metto un po' di ganci per fermare e adesso devo andare a fare delle maglie basse tutto intorno. Allora, mi aggancio, vedete, sulla prima riga, quindi sul primo punto qui, entro attraverso la rete e aggancio il filo. Io ho rimpicciolito ovviamente l'uncinetto, in questo caso il numero 4. Faccio un punto catenella e nello stesso punto, vedete, entro e lavoro una maglia bassa. Adesso guardate, in ogni riga corrispondente noi lavoriamo una maglia bassa e la lavoriamo attraversando ovviamente i fori. Quindi entro, vedete, in quella che questa è la prima riga e lavoro una maglia bassa. Questa, vedete, sarà l'altra riga e entro da dietro e lavoro una maglia bassa. E lavoro sempre, guardate, attraversando la rete, ok? Quindi di nuovo questo è un altro punto per la maglia bassa. E lavoro un'altra maglia bassa attraversando sempre la rete. Uguale qui, vedete, qui abbiamo un'altra riga corrispondente e lavoriamo un'altra maglia bassa. Uguale per ogni riga. In questa maniera, vedete, la rete si va a fissare al pannello e lavoriamo anche le maglie basse, quindi si va a fissare benissimo. Adesso non dobbiamo fare altro che fare questo per tutte le righe, tutto nel contorno, quindi contorniamo tutto il nostro pezzo, tutto il perimetro, fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Una volta vedete che io ho cucito intorno il pannello di rete, adesso dobbiamo andare a ritagliare la rete nel foro centrale per il manico. Io, vedete, vado prima a segnare con un pennarello e poi ritaglio giusto pari pari per permettermi ovviamente di andare a cucire all'interno, ricordando che la misura dei manici è 9 x 4 cm. Per i laterali andiamo a mettere su 27 catenelle che equivalgono a 20 centimetri circa. Adesso vedete in ogni catenella lavoriamo una maglia bassa, una maglia bassa in ogni catenella e lavoriamo un totale di 25 maglie basse. Lavorate, vedete, le nostre 25 maglie basse. Adesso nell'ultima maglia bassa, nella 26esima, entriamo e lavoriamo 4 maglie basse nello stesso punto. Quindi 1, 2, 3 e 4 maglie basse nello stesso punto. Adesso vedete, in ogni punto a specchio rispetto all'altro punto basso, quindi ogni punto basso frontale, lavoriamo, vedete, nello spazio un punto basso e lavoriamo un totale di 25 maglie basse. Una volta vedete che ho terminato il mio lavoro, si presenterà in questa maniera qui. Adesso
una catenella e giriamo il nostro lavoro. Quindi vedete, da una parte avremo una lavorazione tonda e dall'altra invece dritta. Quindi io entro in ogni punto, lavoro la prima maglia bassa e lavoro una maglia bassa in ogni maglia bassa e lavoro un totale di 25 maglie basse. Quando arrivo, vedete, dove ho le 4 maglie basse dell'aumento, io su ogni maglia bassa devo lavorare 2 maglie basse. Quindi lavoro le prime due nella prima maglia bassa, quindi 1 e 2, e sulla prima maglia bassa metto un marcapunti, così saprò sempre dove devo lavorare gli aumenti. Lavoro altri 2 punti nella maglia bassa seguente, altri due nella terza e altri due nella quarta, con un totale di 8 maglie basse come aumento. E nell'ultima, vedete, metto marcapunti, così so dove inizia, vedete, il primo punto di aumento e dove finisce l'ultimo. Adesso semplicemente in ogni punto lavoro le mie maglie basse per un totale di 25 maglie basse. Adesso di nuovo una catenella, giriamo il nostro lavoro, una maglia bassa in ogni punto e lavoriamo sempre un totale di 25 maglie basse. Adesso dove abbiamo gli aumenti, lavoreremo una maglia bassa nel primo punto e un aumento in quello dopo, una maglia bassa, un aumento fino ad arrivare dove abbiamo l'ultimo punto. Quindi io, vedete, nel primo lavoro una maglia bassa. Rimetto il marcapunti e due maglie basse in quello dopo, quindi 1 e 2. Di nuovo una maglia bassa e due in quello dopo. Una maglia bassa e due in quello dopo. E una maglia bassa e due, vedete dove abbiamo l'ultimo marcapunti. Rimettiamo sempre il marcapunti e completiamo lavorando le nostre 25 maglie basse. Adesso di nuovo una catenella, giriamo il nostro lavoro e qui lavoriamo un giro completo di maglie basse senza realizzare aumenti. Quando arriviamo, vedete dove abbiamo le maglie basse, semplicemente togliamo il marcapunti, lavoriamo una maglia bassa e rimettiamo il marcapunti, è uguale da quest'altra parte. Quindi completiamo il nostro totale giro con una maglia bassa in ogni punto. Arrivate, vedete, alla quinta riga, di nuovo una catenella e dobbiamo rifare di nuovo un giro completo di maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto. Quando arriviamo al marcapunti, lavoriamo sempre una maglia bassa e lo rimettiamo uguale da quest'altra parte fino a completare, fino alla fine, vedete, dell'intero giro. Iniziamo la sesta riga sempre con una catenella, giriamo il nostro lavoro e realizziamo le prime 25 maglie basse come si presentano. Arrivati, vedete dove abbiamo gli aumenti, iniziamo con gli aumenti lavorando due maglie basse come si presentano. E poi un aumento, quindi lavoro la prima maglia bassa e metto il marcapunti. Lavoro la seconda e nella terza maglia bassa lavoro due maglie basse nello stesso punto, quindi lavoro un aumento e vado a ripetere fino ad arrivare, vedete, all'altro marcapunti. Quindi due maglie basse come si presentano e un aumento, cioè due maglie basse in un unico punto. Di nuovo due maglie basse, una e due, e nel terzo un aumento, cioè due maglie basse nello stesso punto. E di nuovo vedete due maglie basse e nel terzo un aumento. E rimettiamo il marcapunti.
Adesso in ogni punto una maglia bassa e completiamo con un totale di 25 maglie basse. Arrivate, vedete, alla settima riga, di nuovo una catenella, giriamo il nostro lavoro e di nuovo andiamo a completare le prime 25 maglie basse. Arrivate, vedete dove abbiamo il marcapunti. Adesso qui andiamo a lavorare i nostri aumenti. Lavoreremo 3 maglie basse come si presentano e un aumento. Quindi togliamo il nostro marcapunti e lavoriamo la prima maglia bassa e di nuovo inseriamo il marcapunti. Abbiamo lavorato la prima maglia bassa, ne lavoriamo un'altra, ne lavoriamo tre, quindi tre maglie basse come si presentano, e nella quarta lavoriamo un aumento. E di nuovo lavoriamo tre maglie basse come si presentano, e nella quarta ne lavoriamo due. Di nuovo 1, 2 e 3 e 2 nella quarta. 1 e 2. E alla fine, vedete, completiamo lavorando una maglia bassa nella prima, una seconda, una terza. E nell'ultimo punto, vedete dove abbiamo il marcapunti, 2 maglie basse, quindi una e due. E rimettiamo il marcapunti. Adesso completiamo lavorando le 25 maglie basse. Iniziamo l'ottava riga sempre con una catenella e giriamo il nostro lavoro e lavoriamo le prime 25 maglie basse. Adesso, quando arriviamo al primo marcapunti, lo togliamo. E adesso dobbiamo lavorare 4 maglie basse come si presentano in un aumento. Quindi nella prima lavoro la prima maglia bassa e adesso vedete non ho più bisogno di inserire i marcapunti perché io non aumenterò più a questo punto. Quindi lavoro la prima maglia bassa, lavoro la seconda, lavoro la terza, lavoro la quarta maglia bassa e nella quinta lavoro un aumento. Quindi 1 e 2 maglie basse nello stesso punto. Adesso da capo lavoro le prime 4 maglie basse, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie basse e nella quinta un aumento, quindi 2 maglie basse. Di nuovo 4 maglie basse, 1, 2, 3 e 4. E nella quinta 2 maglie basse, 1 e 2. E infine, vedete, arriviamo dove abbiamo l'ultimo marcapunti, di nuovo 1, 2, 3 e 4 maglie basse. E nell'ultimo, ovviamente, marcapunti, lavoriamo la quinta e lavoriamo 2 maglie basse. E adesso andiamo a completare con le ultime 25 maglie basse. Una volta vedete che io ho completato le mie righe, adesso devo andare a completare con una riga di maglie basse tutto intorno. Quindi una catenella, giro il lavoro e vado, inizio sempre da qui e lavoro un giro di maglie basse completo fino ad arrivare qui e poi lavoreremo anche il bordo. Una volta vedete che io ho completato l'intero giro, arrivo qui e adesso vado a completare delle righe, quindi delle maglie basse su queste righe superiori. Vedete? Quindi io mi trovo qui in questo punto, entro nel punto seguente e lavoro una maglia bassa. Di nuovo una maglia bassa, quindi in ogni riga, vedete, corrispondente, lavoro una maglia bassa. Allargate un po' la lavorazione se avete difficoltà nell'individuare, vedete, gli spazi dove dovete entrare. Così vedete la lavorazione viene più definita. Quindi qui abbiamo una riga, qui ne abbiamo un'altra. Vedete, quindi ho
Praticamente completato il giro di maglie basse, non solo intorno, vedete, ma anche ai lati. Quindi arrivo, vedete, qui, chiudo con una maglia bassissima e taglio ovviamente il mio filo. Taglio un po' di filo più abbondante, così dopo andrò a usare questo filo per cucire ai laterali. Adesso con un ago vado ad inserire e chiudo, vedete? Anche se devo cucire, vado a chiudere. Entro nel punto in questa maniera e poi entro qui. E così, vedete, ho chiuso. Quindi vedete, realizziamo due laterali perfettamente identici. Io in più vado a tagliare una fodera di feltro, quindi una sagoma identica delle stesse misure del laterale. Vi faccio vedere. Adesso vedete, noi andiamo a posizionare il centro del nostro laterale qui al centro del nostro pannello. Quindi togliamo il marcapunti, vedete questo qua centrale, e agganciamo questo in questa maniera qui. E adesso non dobbiamo fare altro che andare a fermare man mano, quindi andiamo a bloccare, vedete, mi potete aiutare con degli spilli, insomma, vedete voi, in questa maniera qui. Quindi man mano, vedete, blocchiamo prima ovviamente un lato e poi l'altro. Una volta vedete che io ho bloccato il laterale, vado a bloccare anche l'altro e lo facciamo facendo attenzione che, di bloccarli alla stessa maniera. Quindi prendete magari il metro, una volta che ne avete posizionato uno, e andate a praticamente mettere i laterali in modo che lo spessore, vedete lo spazio che rimane da un lato, deve rimanere anche dall'altro lato. Fatto questo, io adesso vado semplicemente a cucire con ago e filo di lana.